That means Gunther confidence back his game. And I think reason why you're able to say that. Gunther sit back! 6 year old school! E una volta arrivato a questo punto, caro Ciro, devi andare avanti. Buonasera a tutti, pochi ma buoni. Benvenuti alla un tempio teatro, Carlo Faiello e Rachele Cimini, che ringraziamo in quanto ospitanti. La presentazione di un libro interessante, tutti a leggere. È il libro, l'ultimo lavoro di Ciro De Novellis, è esattamente, il titolo è La maschera del sole, sottotitolo Fulcinella e l'archetipo del piano. Quello che appena avete visto è un trailer che sintetizza l'origine del teatro della vita, che è, secondo Ciro De Novellis, interpretata proprio dal sole, il potere della natura, fino a quando questo potere l'uomo non l'ha penetrato impossessandosene. E avete visto nel trailer il triangolo, la piramide di questo potere, che Giambattista Vico raffigurava come un occhio che spunta sulla terra. Qui viene raffigurato anche, nel trailer fatto proprio da Ciro De Novellis, con i tre buchi della palla da bowling, quindi una trasposizione quasi irreverente, ma abbastanza calzante, se ci andiamo a far caso. Questa palla di bowling che spazza 10 birilli posti proprio in triangolo. E quindi è una simbologia quella di Ciro. I birilli e questo triangolo credono di essere il potere, la forza, la resistenza, ma sono fragili e alla fine viene lo strike. Lo strike in inglese significa abbattimento, significa abbattimento dei resistenti, di chi tenta di scoprire o sollevare un polverone o una verità, e gli scioperanti. Questo è in sintesi è il cammino del teatro della vita. La definizione più antica ce la darà poi al momento opportuno Ciro. Ora vi chiederete, ma chi è questo signore sul palco che sta parlando? Sono io, mi occupo di tutt'altro, io dipingo nella vita. Quindi non sono un critico d'arte, non mi interesso specificamente di saggistica, ne sono appassionato, e per cui sono stato chiamato da Ciro per la presentazione di questo suo ultimo lavoro. Ed era, diciamo, mi sono approcciato prima di tutto alla lettura stessa, cosa che consiglio poi a tutti, in maniera sciolta, quasi induttiva, diciamo, un po' come si segue il teatro di Brecht, no? Senza voler per forza entrare subito nell'interpretazione dei significati, che in un primo momento, mi avviso, possono sembrare anche abbastanza ostici da masticare, ma poi, come si dice, l'appetito viene mangiato, per cui alla fine forse riuscirete a trarne le giuste illuminazioni, almeno per me così è successo. E Ciro invece, al contrario mio, non voglio chiamarlo erudito, perché gli eruditi
hanno un po' la puzza sotto al naso, richiamano qualcosa di aria. È un sapiente, è uno che sa, è un poeta, questo senza dubbio, nessuno lo può negare, ma è anche un appassionato di bibliografia, di etimologia, di filosofia, di storia, di antropologia, e in particolare l'antropologia è una scienza che lui ben conosce, soprattutto per quanto riguarda la metodologia, l'approccio. L'approccio che lui stesso ha usato per una serie di ricerche comparate. E questo libro di che cosa parla? Ebbene, Cino, essendo un sapiente, sa di essere arrivato a un punto di non ritorno, probabilmente. Diciamo, ha scoperto la cima di un iceberg molto profondo che nasconde ancora molto di sé, che andrebbe poi scoperto. E una volta arrivato a questo punto, caro Ciro, devi andare avanti, ti tocca. Tutto ciò che sta sotto questo iceberg sommerso è volutamente sommerso. È stato volutamente sommerso, questo dichiarato proprio dallo stesso Ciro, ne porta anche le prove. Quindi lui è un sapiente che sta di un'enorme insapienza, o di un qualcosa che nell'arco della storia è stato appunto sommerso, volutamente sommerso, modificato. Ora noi conosciamo una serie di teorie che parlano della reinterpretazione della storia, ma in questo caso c'è una parte della storia che è stata proprio cancellata, non è che è stata semplicemente assorbita, sia la storia, quella normale, naturale, ma anche quella religiosa, quindi le tesi teologiche non sono state riassorbite da altre religioni, ma sono state proprio volutamente annullate, perché probabilmente, come dice Ciro, la nascita di questo teatro della vita era un qualcosa che poteva dar fastidio al nuovo potere istituito nell'arco di secolo. Ci riferiamo, forse questo non è ancora tanto, ma ci riferiamo anche ai danni perpetuati nell'arco di secoli dalla religione cattolica, nel sommergere, nel distruggere una serie di antefatti storici, mitologici, che piano piano poi scopriremo nella lettura del libro. Uno dei personaggi più importanti, lo dice il sottotitolo stesso, a cui fa riferimento Ciro de Novellis per arrivare a queste verità, o almeno all'idea di poterle scoprire, diciamo, è Pulcinella, la maschera del sole, lui la definisce. E beh, Ciro forse con questa idea dell'uovo cosmico, dell'uovo ostico, del primo uovo, generato probabilmente da quella stessa madre eterna, la nostra Partenope, la Magna Parturiente, e il padre chi era? Il Gallo, no. Poteva essere, chi è che feconda la terra? Chi è che contribuisce con i propri raggi, con la propria potenza, con la propria forza a generare la vita sulla nostra terra? Il sole. E quindi potrebbe essere questo Pulcinella appunto l'archetipo del popolo napoletano, visto che parliamo di Partenope. Potrebbe essere l'archetipo di una filosofia di vita che viene poi espletata attraverso e rappresentata attraverso il teatro. Quale ambiente migliore di questo per poter fare queste considerazioni? Guardate, queste sono considerazioni che possono anche, diciamo, prestarsi alla derisione di qualcuno a primo acchitto. Beh, leggetevi il libro, poi dopo ne riparleremo,
perché Ciro non è uno che inventa, innanzitutto fa queste ricerche da anni, da decenni, quindi non è che ci arriva alle sue deduzioni in maniera così spontanea, tanto per dire qualcosa, ma ci arriva in base appunto a degli studi metodologici molto, ma molto approfonditi, sull'etimologia, sulla gnosi, anche sulla reinterpretazione della storia. Quindi parlavamo di Pulcinella come archetipo del teatro, ma come archetipo anche del popolo napoletano. I primi elementi storici che ci riportano a Pulcinella sono datati. Però probabilmente l'archetipo esisteva precedentemente, ci riferiamo ai Maccus, ma ancora prima probabilmente. Quindi risaliamo all'origine di quella grande civiltà che Ciro, poi vedrete nel libro, identifica proprio con la nostra città, con la nostra antichissima città, prima ancora addirittura della venuta dei Greci. E quindi, non essendo io possessore, come dicevo, perché mi occupo di altro, delle dotazioni necessarie per poter parlare di queste cose, per poter avere il giusto approccio interpretativo, avevo due strade da scegliere: o gettarmi, in un'avventura probabilmente senza il raggiungimento dell'obiettivo voluto, quindi scontrandoci anche con un muro invalicabile di un lessico, lo dico e lo affermo, spesso ostico, ma a volte anche criptico, ma poi spiegato da Ciro stesso. Oppure l'altra scelta è quella che appunto ho interpretato, affidandomi a degli amici comuni, a degli addetti ai lavori, teatranti, artisti, musicologi, musicisti, che forse meglio di me potranno farvi entrare in questo mondo.